Noi di Motorbox, ormai lo sapete bene, proviamo sempre auto nuove appena uscite di fabbrica. Ora però abbiamo deciso di provare anche auto usate con qualcosa come 100.000 km sul groppone per capirne lo stato di usura e di conservazione. Sono alla concessionaria Auto Torino di Olgiate Olona, dove ho scovato un prodotto davvero interessante, niente meno che una Jeep Renegade. Devo confessarvi che trovarne una con questo chilometraggio, ovvero 103.000 km percorsi dal maggio 2015, non è stato assolutamente facile, ma ce l'abbiamo fatta. A questo punto, secondo voi, com'è messa? Bene? Male? Andiamo a scoprirlo insieme. Andiamo a vedere come è messa fuori. Le condizioni esterne sono davvero buone. Poi, confesso, questo colore arancione a me piace molto, ma al di là di questo non ho trovato particolari difetti. La carrozzeria è davvero in buono stato, a parte magari qualche piccolo graffio dovuto magari ai lavaggi. E poi soprattutto anche le plastiche sono ancora nere, sono brillanti e non presentano opacizzazione di sorta. I cerchi, anche questi, perfetti. Devo dire che l'ex proprietario è stato davvero accorto anche nei parcheggi. L'unica cosa che ho notato è che c'è un disallineamento qui nelle plastiche del passaruota, ma nulla di grave. Ma dentro andiamo a vedere. Anche l'abitacolo ha avuto una bella resa. Le plastiche, per esempio, delle portiere sono rigide ma davvero solide. E poi anche, per esempio, i rivestimenti dei sedili, che in questo caso sono in tessuto, non hanno avuto il minimo problema. I fianchetti sono ancora in ottime condizioni, così come l'imbottitura. Insomma, in generale, l'abitacolo ha tenuto molto bene. L'unica cosa che posso dirvi è che la pelle del volante si è un po', come dire, usurata, è un po' più lucida, e poi il pomello del cambio in alluminio che si è logorato, insomma la vernice è venuta via nella parte bassa. Per il resto, pollice in su. Un piccolo problema sulla Renegade potrebbe essere il climatizzatore, che in alcuni casi potrebbe non erogare aria fredda. Ci è stato detto che il problema si risolve o ricaricando il refrigerante o, nei casi più sfortunati, sostituendo il compressore. Adesso andiamo a vedere come va su strada. Se la Renegade è uno dei SUV più amati degli italiani, un motivo ci sarà, anzi forse più d'uno. Si guida bene, è confortevole, è spaziosa, è anche compatta, insomma ha tutte le carte in regola. E poi del resto consuma anche poco, perché sotto il cofano qui c'è un 1.6 multijet da 120 cavalli, in questo caso il cambio manuale a 6 marce e la trazione anteriore. Insomma, forse la Renegade preferita dagli italiani, quella più venduta. Nonostante più di 103.000 km sul groppone e 2 anni alle spalle, questa Renegade si guida come fosse nuova. Il motore è ancora molto scattante, il comfort di buon livello, insomma, la macchina trasmette ancora tanto piacere alla guida. Come per tutti i motori diesel di ultima generazione, anche sulla Renegade potreste vedere accesa lì nel cruscotto la spia di avaria motore. Che cosa si potrebbe nascondere dietro? Beh, per esempio un difetto o un'anomalia, meglio, della valvola EGR che regola i flussi di gas di scarico, oppure del FAP, del filtro antiparticolato. Ad ogni modo, per essere sicuri, io chiederei ad Andrea, che saprà darci la risposta giusta. Ciao Andrea. Ciao Marco. Come stai? Bene, grazie. Bene, mi fa piacere. Andrea, ma sei riuscito a ricostruire la storia di questa Renegade? Certo Marco, allora stavo giusto guardando i tagliandi che ha effettuato finora e li ha fatti tutti come da prescrizione, 20.000, 40.000, 60.000 e 80.000. Adesso noi gli faremo quello dei 95.000, che dei 100.000 scusami, che è il chilometraggio che ha la macchina, quindi siamo in linea perfetta con la prescrizione della casa, svizzero. Andrea, allora, io dal giro ti dico non ho sentito nulla di strano. Poi, tra l'altro, la Renegade è uscita da poco sul mercato, l'abbiamo avuta in prova stampa nuova e questa va esattamente come un'auto nuova. Veramente zero difetti. L'unica cosa che mi viene in mente è che c'è stato qualche problemino, a detta dei clienti,
in merito all'elettronica, quindi la spia motore accesa, che se non sbaglio potrebbe essere qualcosa come il FAP o l'EGR, giusto? Giusto, hai perfettamente ragione, sì. Questa macchina qua è molto recente, quindi casistiche particolari di problemi non ce ne sono ancora. Immaginavo. È anch'essi vero che comunque ci sono state diverse azioni di richiamo proprio per quanto riguarda l'elettronica, tipo per lo sterzo, per il Bluetooth, per il sistema BlueNV. E niente, quindi essendo una macchina talmente recente è molto difficile anche avere proprio in sé una casistica di un problema in particolare. Mi rilego al fatto su quello che dicevi tu prima, sì. Tipo per la spia del motore. È capitato che magari qualche valvola EGR si intasasse o qualche filtro antiparticolato si intasasse. Questo è proprio per un uso prettamente cittadino comunque. Se la macchina viene sfruttata per intero in autostrada è molto difficile comunque che si intasino questi particolari. Tipo la valvola EGR, se vuoi te la faccio vedere. Sì, vediamo dov'è. Sì, che è questo particolare qui. Quindi ricapitolando Andrea, come faccio ad accorgermi del malfunzionamento della EGR? Allora, l'unico modo che hai per accorgertene è la spia del motore accesa e la macchina che praticamente non rende più, va in protezione, te ne accorgi da lì. Quindi accelero ma non ho la massima potenza. Esatto, altre segnalazioni prima non te ne dà. Ok. Si può pulire, si può sostituire, si può fare una rigenerazione del FAP e poi la macchina torna come prima comunque. È anche una spesa abbastanza contenuta, tra virgolette, penso che intorno alle 300-350 euro si possa fare tutto. Va bene Andre, abbiamo parlato della Renegade in generale, ma a cosa devo stare attento io che decido di acquistare una Renegade che, come in questo caso, monta un 1.6 multijet da 120 cavalli, cambio manuale, trazione anteriore? Guarda Marco, c'è veramente ben poco a cui stare attenti perché questo motore qua è un motore validissimo, quindi io penso che è arrivato a un chilometraggio di circa 120.000 km, questa ne ha 103, bisogna stare solo attenti che sia stata fatta la cinghia di distribuzione, comunque vedere che abbia avuto sempre una manutenzione regolare. E poi per il resto non saprei neanch'io cosa dirti di controllare, perché queste macchine qua veramente sono molto belle, molto affidabili e c'è poco da dire. Vabbè, meglio così comunque. Meglio così. Quindi Andre, ricapitolando, cinghia di distribuzione ogni 120.000 km o ogni 5 anni. Ok, esattamente. Oltre questo, a posto. Oltre questo, non saprei cosa dire. Va bene. Bella lì allora, grazie Andre, al prossimo video. Grazie a voi. Grazie a te. Ciao.